qua, siamo in una magnifica pineta col mio amico Francesco, ci stiamo avventurando presso un'altra malga e andiamo a scoprire altre realtà qua del Trentino. Guardate che spettacolo della natura. Uscendo dalla pineta si apre in un paesaggio fiabesco. E quella lì è la malga agriturismo Venigia, dove andiamo adesso a vedere che tipo di allevamento fanno. Vedo le vacche. Divieti non mancano. I vitellini erano collegati, sono spaventati. Manca Venezia. Venezia. Qua abbiamo anche Whisky, che non vi ho ancora presentato. Ciao Whisky, è un pastore australiano, Australian, e mi diceva Australian Shepherd, che ce l'hai disponibile per la monta, ha già tantissimi figli in giro. Buonissimo, super buono. È buonissimo, ci si è fatto tutta la strada dentro il cassone, non legato. E stamattina che giriamo, proprio un gran bel carattere. Ora andiamo a vedere la malga qua. Lì la bandiera, quella lì che bandiera è? Del Trentino, provincia autonoma di Trento. Bandiera. Ah, qua è quella di Trento autonoma. Con l'Aquila di San Vinceslao. I ragazzi hanno iniziato a radunare la mandria per portare le stalla per la mungitura. Qua è arrivato anche Giuliano, il proprietario. Vai, la vacca vuole andare dentro la valga. Mi dicevi che la maggior parte appunto sono brune. Abbiamo brune. Adesso negli ultimi anni stanno crescendo molto le testate rosse, oppure una piccola percentuale di grigie, ma così poco. Grigie. E questa con quel mantello? Ah, questa qua è un incrocio. Questa qua è un incrocio, teoricamente sarebbe una mucca da carne. Da carne, però sai com'è? Il mantello. Il mantello, e ha voluto provarla e con una buona riuscita anche rispetto a, perché come detto, carne? No, anche come latte. Come latte. Sì. Sì. E qua fate vacca, vitello, il vitello, ma lo vendete piccolo? No. Qua allora calcola che la maggior parte delle brune sono tutte brune. Che le brune vengono per la maggior parte da due stalle, sì. E dove fanno abbastanza genetica, quindi i vitelli maschi o vanno al centro per, sì, diventare futuri, però rari di produttori. Invece le vitelle sono tutte. Però dico dalla nascita, quanto li date via, per quanti te. Allora, adesso col discorso della ricerca che stanno facendo, te pensa che adesso se hai un vitello di una settimana, sì, gli levano il pelo, gli, sì, fanno l'analisi del DNA,
e con quel sistema là loro vedono se diventerà un toro miglioratore o peggioratore di razza. Quindi se è miglioratore se lo prende la federazione, sì. E se invece risulta te lo scartano ed è destinato a carne, insomma. La carne, sì. Invece le vitelle vengono sempre comunque fecondate con tori miglioratori, sì. Perché per cercare di avere, logico, di avere una maggior vendita, esatto, sempre, esatto. Passiamo di qua, sì. Da quanti anni è che hai la malga qua? Noi è dal 2001 che siamo qua in malga. Siete aperti tutto l'anno? Siamo aperti 8 mesi all'anno. Facciamo la stagione estiva, classica, da primo di giugno a fine settembre, e poi apriamo e facciamo da un 15 anni a sta parte, facciamo anche l'invernale. L'invernale però. Ecco, ma qua invernale, sì. Almeno per quello che conosco io, sci alpinismo si fa. Sì, questa qua è una valle. Con tutta questa pinete. Questa valle qua è una valle che si presta tantissimo al sci alpinismo. Anche perché tu puoi, cioè, difficoltà zero, sì. Per quello che vuole imparare, sì. Fa la strada, sì. Che io batto col gatto Ranieri, ah. C'è quello medio che fa l'anello, il giro delle maglie, oppure c'è il difficoltoso che fa sul nei canalini. Quest'inverno ad esempio non hanno potuto farle queste classiche, non c'è la neve, però quest'inverno hanno comunque sempre potuto fare il giro qua della Val Venezia, perché è uno dei posti dove è una valle freddissima questa. Sì, si vede. E quindi la neve c'era. Qua. Sì. Noi abbiamo lavorato anche perché appunto uno se voleva ciaspolare, era uno dei pochi posti dove poter. Oppure quello che voleva farsi il giro delle maglie con il sci alpinismo, l'alternativa era o fare questo giro qua o andare con il sci alpinismo nelle piste da sci. Sì. Quindi, così. E invece quella che vedi là, quella era la vecchia baita. Sì. Quella era la vecchia baita, che adesso se vuoi andare giù a vederla da vicino, così ti faccio vedere anche che lavoretto stanno facendo. Quello coperto col quello telo. Quello coperto col telo che stanno facendo Sant'Antonio. Sai cos'è? Ecco. Il protettore degli animali. Certo. Andiamo giù a vederlo? Andiamo a vederlo. Sì. Come dicevi, i vitelli invece sono laggiù nel recinto. I vitelli vanno giù nel recinto. La notte sono in quel recinto là perché è un recinto. Ho visto la rete alta. Lupo, poi speriamo. Ce ne sono lupi qua. Sì. E invece quel signore là è un vecchio pastore, vecchio. È un vecchio, è più vecchio di me. La controlla. Vedi, entrano senza tanti problemi, sì. Ormai sono abituate. Ad esempio le vitelle sanno che non devono entrare, vanno da un'altra parte. Là, sì. Il lavoro come tutto è. Il lavoro è saperlo organizzare all'inizio, sì. Perché poi tu quando l'hai organizzato all'inizio. Poi vai, viene in automatico, sì. Viene in automatico. Poi anche gli animali sono abituati, vedi, sì. sono... E le portate dentro a quest'ora? Sempre. Due porcone, super carino, perché ho fatto del mantello, perché mi pare che l'altro giorno qualcuno ti ha fatto fuori che era una tigrata. Lì si vede bene. Questa con la sala mungitura, che sono tutte lì in attesa che si aprano i cancelli. Oh, sono tutte qua in coda per essere munte. Ciao Cicci. È la prima volta che le faccio vedere di oggi, dei miei video. Da stamattina, ieri. Sono enormi. Ah, ma che così, qua, è ragazzone. Allora, questo qua è l'Andrea Thomas. Una volta l'Andrea Thomas sarebbe stato il Coarol, che sarebbe stato quello che preparava
invenava a mungere. E poi arrivavano i veri musicisti. Che tra l'altro oggi, avendo fatto il Carmenini ieri sera, ha un po' gli occhi da volpe. Oggi un po' tutti così, eh? Ci va, ci va. L'hai fatto anche te. Sarebbe il protettore degli animali, di tutti gli animali. Il cirmolo, praticamente adesso lui la sta, lui ha da un modellino. Così. Sì, lo sta sgrossando. Sì, la sta, adesso è da tre giorni che ci lavora. Sì, sì, sì. Fa conto che finora ci ha lavorato quasi esclusivamente con la motosega. E qua vedi che l'ha lasciata più grossa perché qua deve riuscire a fare la testa di una mucca e di un vitello. Sì. Sì. Perché lui nella sua sagoma, nella sua modellino, c'ha il maiale, però sì. Non è inerente al tuo. Bucca, esatto. Bella bella. Ecco. E chi è lo scultore? Facciamo Alessandro. Vedere la vecchia scultore. Casera. Lo scultore chi ha? Sandro Scaletti. Ok. Sandro Scaletti. Devo che lei anche. Vediamo. Di Chiesero, però di origini primierote. Vediamo la vecchia Malda. Malga. Sì, dove io e il Francesco, qua presente, abbiamo dormito. Nel lontano. Quando eravate piccoli? Fino al 1979. Esatto, esatto. E questa è stata presa anche un po' per mano, nel senso che... innanzitutto non c'era questo, è stata cioè una volta, cioè si dormiva così, sì, con sì, le fessure, no, così là, nella parte, sì, di là tu entravi, però era a piano, sì, sì. Tant'è vero che era, se tu pensi, era molto più volta, bassa, sì, oh. Se tu pensi che una volta nella parte di là, che è simile a questa come dimensioni, c'erano tutte le camere sopra, i soppalchi l'hanno alzata di, ma qua è bruciata. No, affumicata. È fumo. Affumicata. Ah, fumo? Sì. La fumicata. Perché c'era la, sì, fumica, c'è il... Sì. Perché adesso, qualche rara volta, il comune, siccome è di proprietà del comune di Trenacqua, sì, come la Malga lassù, gliela dà, gliela affitta giornalmente, non so, qualche gruppo che vuole venire a farsi la polentata. Ok. O così, insomma, vedi, ci sono i tavoli, ci sono così molto... Sì, grezza, spartana. Esatto, però è bellissimo. La gente che viene da fuori. E il tetto non ha nessun tipo di isolamento, nel senso, guaine, è proprio così in legno. Il legno di larice. Il legno di larice, scandole. Questo, la copertura qua è stata fatta, penso che nel 2003-2004 è stata fatta
copertura nuova. Questa qua. Era stata fatta la copertura appunto perché prima veniva giù. Sì, di tutto. Di tutto. E aveva fatto questa copertura per poi il sindaco di allora aveva una mezza idea che poi non è andata in porto perché nessuno l'ha voluta percepire, questa idea, di portare qua gli alberghi del Primiero di Transacqua, gliel'avrebbe data incomodato d'uso a gratis se venivano qua a farsi la polentata. Posto così era spettacolare. Poi un po' per la distanza, un po' per la comodità. Non... Solamente Castelpietra. Sì. Questa è la parte che divide le due malghe. Porta la data. Dalla parte di là dove abbiamo visto prima, una volta veniva usata come zona giorno, cucina dove veniva, sì. Mangiava, si faceva il formaggio perché c'era il paiole. E invece da questa parte qua Porta la data del 1919. Questa parte qua invece era la parte dedicata alla conservazione del latte in primis. E poi al salamoia e alla conservazione del formaggio. E sopra qua erano le camere. Le camere. Erano una, due, tre camere. Peccato che sia così. No, ma dai, che fortunatamente, come vedi... Hanno fatto il tetto, sì. Avendo rifatto il tetto, lei rimane così. Rimane, ci sarebbe da fare. Finché il tetto è buono, sì. Ma ci va tutto. Sì. Pensa che se io ho delle foto, adesso non mi ricordo con esattezza che inverno era. Ti ricordi tutti quell'inverno che sono visti qua? Quell'inverno che abbiamo il sindaco ci ha dato il benestare per spalare. Che dovevano spalare i tetti, che era un inverno che ha fatto. Può essere quell'inverno che l'ha fatto 27 metri a baita, che diceva solamente di recente. Nel 2000 e sarà stato il 2005-6. Comunque, te pensa che solamente per darti un'idea, il Passarole quell'inverno è stato chiuso 73 giorni consecutivamente, 70 per pericolo valanghe. Ecco, noi qua. Qua sui tetti qua ne avevano su oltre 3 metri di neve stabile, sì. Ecco, tutte le mattine ci alzavamo, ne trovavi 20 centimetri, 30, fresca. Tutti i giorni fresca. Abbiamo avuto l'ordine di spalare, allora su questa il comune ci ha mandato qua 3 operai del parco e l'ha spalata. Ecco, noi su nella baita qua nostra eravamo in 10, sì, ma 3 giorni. E per fortuna la parte sotto avevo un piccolo gatto e quindi la spingevi via, perché sennò... Ma la parte sopra la dovevamo buttare su, in su, da quanto è rimasta là fino a giugno. Sì, sì, allora. Era un tutt'uno. A maggio, a metà maggio, per aprire le porte, quelle laterali, qua, quelle che guardano in giù, e ho spalato una giornata e ho fatto, e mi sono venuti 5 scalini andare su, da quanta neve c'era su ancora me. È una cosa... Cose che è un po' d'anni che non si vedono. È un po' purtroppo. E purtroppo vedi bene questi i danni, le conseguenze che stiamo pagando. Già il rifugio Abulia qua parlano che sono su senza acqua. Tutti senza acqua, sì. Parlano di portare a scuola l'elicottero addirittura, ma sì. Non so quanto gli convenga, nel senso, sì. Che l'anno scorso portata su quell'elicottero, però avevano già una cena o una sera di un gruppo già prenotato, e quindi si trattava di un gruppo a fine stagione, quindi l'ha fatto per una volta a fine stagione, poi sapevano... Adesso che... siamo in piena stagione. Adesso all'inizio. È all'inizio. È così. Adesso andiamo all'interno della struttura. Guarda che gnocche qua. Ecco, allora adesso, visto che questo qua sarà un filmato che vedrete su YouTube. Ah, Benone, ciao. Sì, e quindi vi presento, avrete modo di conoscere anche
che si ricorda il nome. Come no, la panettona. Ciao, Giuliano. Ciao. Azienda agricola. Azienda agricola. Moser, Maria Letizia. Azienda Maria Letizia. Predazzo, Maria Letizia. Predazzo. A Predazzo, allora quando ritorno vengo poi a trovare anche te. Perché ormai, perché poi il pobre Paolini lo ha pensionato, e poi c'è la sua amica che lei lavora su alla pasticceria Reinhardt, non sbaglio, ecco. Sempre il staff, sempre completo, anche il coso, non sapevi mia che coso, il tuo del Pasqualino lavora. Allora, che salone, vediamo. Allora, la scultura lì. Ah, sì. Sempre opera di Scalecci. Sì. Quella là è la prima scultura che mi ha portato qua, giusto per, anche per avere così una visualizzazione. Così. Sì. Poi la seconda scultura che ha fatto è l'Aquila. 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 E invece la Natività l'ha fatta in due, siccome lui viene qua e lavora 15-20, sì, periodo, generalmente finché lavorava si prendeva le ferie 15 giorni d'agosto, ecco, e l'ha fatta in due anni, fatta e finita, insomma. Qua il dipinto della Malga, le campane non possono mancare. Sono le classiche campane che vengono usate per le feste di Desmontegale, quelle cose. Ormai la transumanza non si fa più. Tutto su camion? Si fa ancora, però solamente con le manze. Con le vacche da latte ormai sono animali troppo delicati. Sì, esatto. E lui che cura tuo figlio? Per reparto dolci. È lui che cura il reparto dolci, Luca. E poi c'è l'altro. Anche lui è stato attratto da. Ah, per quello che porta. La fresca che hai visto fuori. Vieni qua, Desi. Desi. E questa sarebbe la vecchia, sarebbe la parte vecchia. La vecchia sala. Sta ristrutturata. Questa struttura qua è del 79-80 e poi ha avuto un'ulteriore ristrutturazione nel 2001, da quando poi dopo l'abbiamo presa in... Lì un'altra scultura? Sì, quella però è... Famoso Giacomino. È il famoso Giacomino, però la scultura l'ha fatta Federica Cavallin, che è un'altra scultore molto molto bravo di... qua di Predazzo. Dai, no, perché è bello, quel vedo non vedo, vai. Basta, dai, vai con la. Allora ho di nuovo fatto passare il pomeriggio e devo rientrare a Cuneo. Di solito dico io a nome del locale, chi si presenterà qua a nome di Deggio la Mula, gli offrirai il digestivo. Sicuramente. Che hanno visto il film, lui ha già la bottiglia perché riguarda tutti i miei video. Ma con lui vado bene perché è stereo. Siete tutti molto gentili, io me ne ritorno in Piemonte. Grazie, spero di venire quest'autunno per la Desmontegada. Con la mula. Aspettiamo ansiosamente. E magari prima. Vedrai che c'è più di qualcuno che ti chiama. E vediamo. Il 25 di settembre. Una domenica. Di domenica. Ma io vengo su due giorni prima e ritorno due giorni dopo. Ma bisogna che vieni su un paio. Non puoi fare il giro. Per l'acclimatamento devi per forza. Ti possiamo vedere più di qualche una azienda agricola. Sì. Ciao a tutti, statevi bene. Alla prossima. Grazie. Ciao. Ti farò fare la maglietta 3XL. No, perché non vuoi la maglietta. Ciao. Ciao, caro.